buona notizia, perché in un mondo dove non c'è buone notizie, ne accade di tutti i colori, c'è bisogno. I partecipanti infatti trarranno conforto e usciranno incoraggiati da quello che c'è attualmente e quello che accadrà nel futuro. Annunciamo la buona notizia, questo è il tema al centro del congresso annuale dei testimoni di Geova, ospitato all'Arezzo Fiere e Congressi. Parlare di speranza, parlare di avere, diciamo, l'opportunità di poter guardare al futuro con tranquillità riguarda tutti. Sposa molto bene un nostro desiderio, quello di non legare tanto il nostro futuro alle notizie che sentiamo, che purtroppo non sono così tanto positive, a qualcosa invece di certo, qualcosa che già è stato stabilito, cioè il regno di Dio. Oltre 15.000 i partecipanti arrivati da gran parte della Toscana, ma anche Umbria e Lazio. Il congresso per noi è una festa che dura 3 giorni, l'attendiamo per un anno. Durante il corso dell'anno abbiamo altre 2 occasioni in cui abbiamo delle assemblee, però a carattere più locale. Congresso di zona, come si è visto anche dalle zone coinvolte, coinvolge, diciamo, un numero maggiore di partecipanti, quindi è davvero un appuntamento che aspettiamo con ansia e gioia. Il congresso si è articolato in 4 fine settimana. Nell'ultima 3 giorni la proiezione del video e racconto La Buona Notizia secondo Gesù. In principio era la parola. Proprio fatti ad hoc per l'occasione, sono straordinari perché ci portano in quel tempo, e più della buona notizia che non diede Gesù non ce n'è altra.